riusciamo a ricostruire una catena di eventi di particolare efferatezza in termini di minacce, in termini di pressioni su alcuni imprenditori, che poi hanno portato all'odierna ordinanza di custodia cautelare. Detto ciò, l'invito fondamentalmente per quanto riguarda la cittadinanza è quello che è la morale di questa storia, cioè nel momento in cui ci sono degli imprenditori o dei commercianti che si avvicinano in questo caso alla squadra mobile, la collaborazione diventa essenziale, diventa vitale. Cioè, gli imprenditori, non aspettate che ci sia un episodio casuale che permetta a persone della squadra mobile di rilevare determinate cose, ipotizzare determinate problematiche e poi, sviluppandole anche con le intestazioni, definirle in maniera chiara e permettere l'emissione di una misura nei confronti in questo caso di queste tre persone. L'invito è a venire alla squadra mobile a discutere di queste problematiche, in qualche maniera riusciremo a trovare la soluzione e, come in questo caso, vi assicuro che le persone che oggi sono state per determinati mesi sotto la pressione di quei soggetti oggi arrestati sicuramente hanno trovato giovamento dalle attività investigative di questo ufficio.